Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Io Risparmio e bentornati in un nuovo video. Oggi andiamo ad analizzare un'altra piccola aziendina che è nella mia watchlist, per la quale vorrei aggiungere al più presto qualche cosa nel mio portafoglio. Andiamo a scoprirla subito e cerchiamo anche di capire per quali motivi sto decidendo di entrare in un'azienda che paradossalmente potrebbe sembrare non conveniente da un certo punto di vista, nel senso che potrebbe sembrare un po' troppo rischiosa e in realtà un pochettino potrebbe esserlo, ma non così come si crede. Oggi faccio una registrazione, spero non si noti quando andrò a montare il video, un po' particolare perché purtroppo, non so per quale motivo, improvvisamente il mio monitor, il mio setup non funziona bene e non riesco a fare l'ingresso automatico della mia camera all'interno del computer, va a scatti con OBS e per cui, insomma, mi devo adeguare. Niente, prima di cominciare ovviamente, questa volta non faccio la sigla, però volevo comunque andare a ricordare che in qualsiasi momento della tua, vostra giornata mi puoi seguire sul mio blog www.risparmioinvesto.com dove pubblico un articolo ogni lunedì, su Instagram io underscore risparmio e poi qui su YouTube ogni martedì e ogni venerdì con un video nuovo. Andiamo a vedere quale azienda è quella di cui andiamo a parlare adesso. Ed eccola qui, si chiama Alliance Bernstein. È un investimento sensato. Questa è una cosa che va capita molto ma molto bene se questo effettivamente è un investimento sensato, perché a volte quando si va a fare un'analisi di un'azienda si potrebbero andare a trovare delle situazioni in cui questa azienda ci può sembrare molto interessante, ci può sembrare particolarmente importante dal punto di vista di quella la sua storia, la sua market cap, i suoi investimenti, la sua possibilità di crescita, ma poi vanno guardati anche alcuni dati. Per cui, prima di tutto, andiamo a vedere un attimino chi è la Alliance Bernstein. Alliance Bernstein Holding LP è un gestore di investimenti che è quotato in borsa, per cui un'azienda che gestisce investimenti. L'azienda fornisce anche servizi di ricerca ai propri clienti, per cui va ad aiutare alcuni clienti a fare ricerche che possono permettere di fare appunto investimenti. Poi fornisce i suoi servizi anche a società vere e proprie di investimento, dei profit sharing plan e delle pensioni, banche e istituzioni thrift. E per thrift sono tutte quelle società, banche cosiddette caritatevoli, per cui quelle banche che in italiano potrebbero essere chiamate banche etiche, trust di qualsiasi tipo, immobiliare, ma di altro tipo, proprietà, agenzie governative, organizzazioni di beneficenza, individui personali, società e anche altre tipologie di entità aziendali, per cui è un'azienda che fa una tipologia di investimento ad ampio spettro. L'azienda investe in mercati azionari pubblici, obbligazionari ed investimento alternativo in tutto il mondo, per cui diversificata in maniera globale. Utilizza una strategia che è mista, per cui sia di lungo che di breve, per effettuare i propri investimenti. Inoltre conduce ricerche di tipo interno, per cui fa le proprie analisi a livello interno, non le va a terziarizzare, per andare a effettuare i propri investimenti. Alliance Bernstein Holding LP è stata fondata nel 1987 ed ha sede a New York, nello stato di New York. Bene, quali sono i punti di forza di questa azienda? Perché mi ha colpito? Il ROE, Return on Assets, di IB è del 17,4%, che è tra i migliori rendimenti in questo settore. IB supera l'89% dei suoi competitors in questo settore, per cui è sovrapperformante dal punto di vista del ROE. Per l'89% di casi rispetto ai competitors. Il rendimento medio delle aziende del settore è del 3,98%. L'EPS, l'utile per azione, è cresciuto del 15,48% nell'ultimo anno, quello che è passato. L'utile per azione dovrebbe crescere in media, almeno quelle che sono le aspettative, del 10,61% nei prossimi 2 anni. E poi AEB ha anche un dividendo annuale del 9,19%, che a chi come me preferisce andare a investire in questa tipologia di asset di investimenti, non è altro che pane e marmellata. Il debit to equity ratio è zero ed è un debit to equity ratio che diciamo è molto più buono, al di là del fatto che sia zero, ma comunque molto più buono del settore, considerando che il settore di solito è lo 0,16%. Per cui Alliance Bernstein dipende molto meno dal finanziamento che di quanto non lo siano i propri competitors. Il dividendo di AMB sta crescendo con un annual growth rate del 12,34%, per cui è una cosa molto interessante da capire. L'azienda,
aumenta in media il proprio dividendo annualmente del 12,34% rispetto all'anno precedente. Questi sono i punti di forza, ma ci sono anche dei punti deboli. La crescita dell'earnings per share sta diminuendo nel tempo. Nei prossimi 2 anni la crescita sarà inferiore rispetto a quella che è stata negli anni precedenti, per cui questo è un qualcosa da tenere in considerazione se si vuole andare a investire in questa azienda. Gli utili anche stanno crescendo più lentamente del dividendo. Ciò significa che nel lungo periodo, se l'azienda non cambia da questo punto di vista, la crescita dei dividendi non sarà sostenibile nel lunghissimo periodo. E inoltre, cosa che andiamo a vedere fra un po' su Simply Wall Street, il payout ratio al momento è del 100% e per quello che ho visto anche le stime degli analisti lo mantengono su questo 100%, per cui bisogna anche tenere in considerazione che l'azienda va a spendere praticamente tutto in dividendo e per cui potrebbe essere non sostenibile. Ovviamente questi sono dei rischi che vanno analizzati di volta in volta, magari ci sono altri aspetti di questa azienda che la fanno sembrare, diciamo così, affidabile. E per cui, insomma, le analisi vanno approfondite, però questo è un aspetto che va tenuto in considerazione se effettivamente si vuole andare a investire in questa azienda. Andiamo a guardarlo un attimino su Simply Wall Street. Prima di tutto andiamo a vedere che il grafico a fiocco di neve, dal punto di vista grafico, è molto bello qui su Simply Wall Street. Andiamo a vedere quello che è stato l'andamento del prezzo in questi anni. L'azienda in questo, diciamo, dal 2017 ha un trend crescente del proprio prezzo, per cui è un trend interessantissimo. Però se andiamo a vedere tutto quello che è stato il percorso dell'azienda, è un'azienda che è quotata da tantissimo tempo, dal 91 ha avuto un picco di quasi 91-92 dollari e adesso si trova al 36 dollari circa. Però come dicevamo prima, dal 2017 è passata dai 22 ai quasi 40 dollari adesso, per cui è stata un'ottima crescita. Andiamo a vedere quello che è stato anche il performance. Nell'ultimo anno ha dato un 100, quasi 110% di rendimento e includendo i dividendi nell'arco di 5 anni ci ritroviamo un 182% di rendimento, per cui si tratta di un ottimo CAGR. Quello che bisogna notare è che questa azienda ha una forte volatilità, maggiore all'industria di riferimento, maggiore a tutto quanto. Quello che andiamo a vedere è anche la market cap, 4 miliardi e 2, per cui non è un'azienda gigante. Quali sono le valutazioni di questo prezzo? L'azienda, secondo le valutazioni degli analisti di Simply Wall Street, è leggermente sottovalutata, ma vicinissima al suo fair price, e ha una crescita futura stimata degli earnings, come dicevo prima, in decrescita, lo dicevo prima nelle slide, in negativo di poco, mentre il fatturato è previsto salire del quasi 21% annuo, 20,5%. Salute finanziaria, come dicevamo prima, equity debit ratio, lo vediamo qui, zero. E ci sono tantissimi asset, ovviamente è un'azienda di investimento, per cui il guadagno è prettamente fatto su quello che è l'interesse. E qui si può vedere assolutamente che il debito effettivamente è zero, con gli equity che sono circa 1 miliardo e 6 di dollari. Balance sheet, possiamo vedere anche qui quello che è stato visto prima. Il dividendo qui su Simply Wall Street non è aggiornato, dicevo prima che è del 9 qualcosa per cento, qui li porta quasi un 7, che comunque è maggiore sia della media di mercato che dell'industria di riferimento. Adesso volevo andare a fare vedere anche un'altra cosettina rispetto a quello che è appunto Alliance Bernstein, e andiamo a vedere un'altra paginetta del investor relation dell'azienda. Andiamo a vedere qual è la visione dell'azienda. Loro cercano di seguire la loro visione per il futuro con una soluzione differenziata e un focus per la crescita sostenibile. Questo è quello che si può aspettare secondo l'azienda nei prossimi 5 anni. La strategia è che pur essendoci stati delle forti sfide nel 2020, includendo appunto l'impatto della pandemia globale, tutti i mercati maggiori hanno avuto una serie di sell-off, mentre il BI ha continuato ad avanzare in alcune iniziative chiave. Prima di tutto andare a consegnare un investimento superiore, soluzioni superiori ai propri clienti. Al dicembre del 2020, al 31 dicembre, il 61% delle attività di equity e il 62% del fixed income, per cui l'obbligazionario, erano in una situazione di sovraperformare il mercato di riferimento in un trailing period di 3 anni. Sviluppo e commercializzazione e differenziazione di scala dei servizi hanno continuato a vedere
una crescita organica di tutte le attività di equity, di tutti i servizi che offrivano, mentre facevano un progresso, diciamo, di tipo commerciale sia nella di quello che è il portafoglio già presente, che quello che era, diciamo, il futuro di tutti quegli investimenti futuri che andavano a interallacciarsi nei canali di investimento. In più hanno mantenuto un incremento sostanziale dei margini, mantenendo appunto dei costi bassi, mentre il business cresceva, sono stati capaci appunto di aggiustare tutto quello che era il margine operativo, che è stato alimentato come degli anni per Unis del 15% anno to anno, per cui c'è stato un aumento anno su anno del 15%. Andiamo a vedere un attimino, tra l'altro il 29 aprile ci sono le earnings call, andiamo a vedere un attimino questa presentazione dell'azienda che è molto interessante. Questo è il compound annual growth rate dell'azienda dal 2016 al 2020 e come si può vedere è un compound rate dell'8% circa anno. Andiamo a vedere questa slide che è sulla presentazione aziendale. Come si può vedere, gli margini operativi in media sono aumentati tantissimo per questa azienda, dove la media del settore è del 30%, qui possiamo vedere che AB AllianceBernstein si va a posizionare intorno al 56% dei margini operativi, che è una cosa molto interessante, è un 26% in più rispetto a quello che è la media del settore. Inoltre hanno anche una sezione di wealth management, per cui di gestione appunto del benessere, e quello che hanno, diciamo, brand strength, per cui la forza del marchio, è che hanno una vita media del cliente di 12 anni all'interno della loro struttura, hanno un bassissimo turnover del proprio personale e hanno un mix di ricambio fra gli ultra high net worth customer, per cui tutti quelli che hanno un patrimonio piuttosto alto. Un'altra cosa importante che si può vedere da questa slide è che hanno degli investimenti diversificati a livello globale, per cui non è solo il mercato americano ma anche quello europeo e anche quello cinese, per cui si vanno a posizionare piuttosto bene a livello globale. Come si può vedere anche da questa slide, c'è stata una crescita organica consistente dei propri investimenti, sia perché hanno saputo diversificare tra fixed income, per cui obbligazionario, e equity, per cui azionario, che in questo mix sono andati a produrre un cash flow piuttosto importante, che è maggiore di quello delle aziende competitor di questo mercato. A questo momento hanno 16 miliardi di portafoglio in ESG, per cui qualcosa di sostenibile dal punto di vista energetico e dell'ambiente. Anche qui viene menzionato il fatto che il ritorno degli shareholder è supportato da una forte distribuzione. AllianceBernstein ha sovraperformato il mercato dei propri riferimento con il 100% di earnings pagati annualmente ai propri investitori. In conclusione, cosa ne penso di questa azienda? È un'azienda che va approfondita bene, va studiata benissimo e ovviamente è un'azienda che va tenuta in una certa porzione del proprio portafoglio, perché di per sé può essere una ottima opportunità se l'azienda va a riprendere alcune cose per la crescita del futuro, sia del portafoglio, per cui del capital gain, ma anche del dividendo, perché in questo momento dando un dividendo del 9% dà un'ottima copertura a quello che potrebbero essere le oscillazioni del prezzo, però allo stesso tempo va valutata opportunamente per capire se è un qualcosa che può andare a fare parte del nostro portafoglio oppure no. Per quanto mi riguarda è in watchlist, la voglio aggiungere per vari motivi che sono personali, ovviamente questi non sono mai consigli finanziari, sono solo le mie personali valutazioni, però vorrei che questo fosse ben chiaro. L'azienda a me piace tantissimo, la vorrei tenere nel portafoglio, in un portafoglio di dividendi, magari rispetto agli altri BDC o comunque le altre aziende che sono investimenti che si occupano del finanziario, in una porzione un po' più piccola. Comunque spero che questo video sia stato di tuo gradimento, se lo è stato per favore fammelo capire cliccando la campanella delle notifiche e lasciando un pollice in su e iscrivendoti al canale se nuovo appunto di passaggio a questo canale, perché questo sarebbe molto ben accettato e molto apprezzato. Bene, anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.